museo di Goya si trova all'interno di un palazzo del 1500, Palacio de los Pardos o Casa Aguilar. Oltre alle opere di Goya, circa 14 dipinti, un disegno e le 5 serie di incisioni, all'interno del museo troviamo molte opere di pittori, sia delle epoche precedenti sia contemporanee a Goya, epoche posteriori che hanno trovato in lui grande ispirazione. Al primo piano troviamo opere pittoriche e scultoree del barocco spagnolo. Molte sono piene di devozione religiosa e tantissime ispirarono Goya al suo esordio. Qui stiamo notando il passaggio interessante dal gotico al rinascimento. Comunque una piccola chicca è che nel rinascimento molti antiquari erano soliti prendere il dipinto e tenere solo la cornice, perché non davano valore agli artisti. Guardate il pregio di questa cornice. Il secondo piano è dedicato alle opere di Goya, ma non solo, anche a tantissime opere di pittori a lui contemporanei. Tra le opere di Goya, quelle che ci hanno colpito maggiormente sono due: Adorazione del nome di Dio o La gloria e L'autoritratto.
Granellini, è incredibile questo museo, perché nella sala accanto troviamo opere di artisti contemporanei, ma indovinate chi sono? Sono i cognati di Goya, anch'essi pittori, una sala che ci ha colpito in modo particolare. Lasciata la sala, ci immergiamo letteralmente nella sala che raccoglie le incisioni. Perché? Perché è una sala buia, dove a dare luce sono proprio le incisioni. Sono divise in 5 serie tematiche, ma ciò che ci ha colpito è il fatto che in queste opere compare il pensiero di Goya in riferimento a temi importanti, come la guerra, la medicina, la superstizione, la politica. Non mancano le immagini che ironizzano, a volte con toni amari, su questi temi. È davvero stupefacente, il Museo di Goya è un carrozzone ricchissimo d'arte, dove si è dato spazio a tutto e a tutti. Al piano superiore ci sono i pittori vissuti dopo Goya e che dopo di lui hanno tratto ispirazione ovviamente da lui e ci fanno concludere il nostro viaggio in questa splendida conoscenza artistica. Se poi ne voleste sapere ancora di più, scendendo fino al piano sotterraneo, vi troverete un filmato multimediale che vi racconterà la visione di Goya e la sua vita. Noi ce lo siamo goduto al 1000 per 1000 e adesso guardate cosa ne abbiamo pensato. Siamo in un angolo appartato di questa mostra che è stata una delle più belle di tutta la nostra vita. Sembra veramente incredibile, visto che siamo reduci da parecchi giorni a Barcellona e abbiamo visto di tutto di più. È stata molto emozionante la mostra di Goya, interattiva. E, che dire, secondo Goya tutto nasce dallo sguardo. Lo sguardo che cambia perché parte da una ferita, da uno spaccato, da una divisione che si ha da se stessi nei confronti della realtà. E da lì la si guarda in maniera diversa. È stato un uomo straordinario che non nasce come un grande pittore, ma lo diventa nel corso degli anni. A un certo punto diventa anche sordo e quindi acutizza la vista perché perde un altro organo di senso. Abbiamo cercato di filmare quello che ci hanno concesso, quello che è stato possibile. Speriamo di darvi un input necessario affinché possiate decidere un giorno di venire magari qui a Saragozza o di interessarvi un po' di più ad alcune forme d'arte, come ad esempio quella di Goya. E cos'altro posso aggiungere? Lascio la parola a Grazia, che voleva concludere il video. Allora, Granellini, io termino così.
questo video dicendo che anche questa mostra mi ha regalato un sacco di emozioni, delle belle scoperte, perché conoscevo un pochino l'arte di Goya ma non così a fondo, e da lui poi sono partiti numerosi altri pittori che a me erano sconosciuti, che ho avuto modo di apprezzare. E è una mostra che costa pochissimo, costa solo 6 euro l'ingresso al museo, ma veramente trovate tantissime cose, tantissime emozioni qui dentro, per cui vi spingo anch'io, se avete modo, a venire a Saragozza a visitarla.